Alessi presenterà entro fine mese alle organizzazioni sindacali il piano aziendale e quanto hanno comunicato i vertici del marchio cusiano ai rappresentanti sindacali di FIM, FIOM, WILM del BCO convocati nel pomeriggio di oggi a Villa Pariani. L'incontro, svoltosi presso la sede degli industriali, non ha chiarito nulla di più rispetto alle insistenti voci di paventati esuberi che da settimane si rincorrono. Si parla di possibile ristrutturazione dell'azienda omegnese, ma le indiscrezioni non hanno mai trovato conferme ufficiali. Evidentemente qualche timore c'è, si sbilancia un sindacalista commentando l'incontro odierno. Un fronte caldo che va ad aggiungersi all'avvertenza Hydrochem, dove i lavoratori, esasperati dall'attesa, sono pronti a scendere in piazza. Il calendario delle iniziative, una volta si sarebbe detto di lotta, saranno messe a punto inizio prossima settimana. La mobilitazione alle porte, la risposta incassata ieri pomeriggio dai vertici della società tedesca che controlla la fabbrica pievese, proprio non è piaciuta ai lavoratori. La delegazione, che prima ha presidiato i cancelli di Villa Taranto, poi ha assistito all'assemblea in municipio, ha deciso di non far passare sotto traccia la situazione. Così è stato deciso che sino a fine febbraio, data del prossimo incontro con l'azienda, saranno organizzate con cadenza più o meno regolare iniziative di piazza. Dobbiamo far sentire la nostra voce, spiegano. Ci hanno detto che la partita con il socio novarese è chiusa. Abbiamo chiesto che Hydrochem accolli i costi di realizzazione del nuovo impianto. Hanno ribadito che stanno ancora facendo valutazioni. Il tempo è scaduto. Il clima è incandescente. A rischio ci sono i posti di lavoro di 104 dipendenti più una cinquantina di addetti dell'indotto. Intanto sull'avvertenza Hydrochem ha fatto sentire la sua voce anche il comune di Premosello Chiovenda. Il sindaco Monti, in un documento diffuso in giornata, ha rimarcato il sostegno della sua amministrazione alla collega sindaco di Pieve, alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori. Saremo, dice, al vostro fianco qualsiasi azione intendiate prendere per avere risposte immediate circa la realizzazione del nuovo impianto. Sulla vicenda si registra pure l'intervento della deputata azzurra Mirella Cristina. Il BCO, dice la forzista, specie in questo momento non si può permettere di perdere altri preziosi posti di lavoro ed è pertanto prioritario evitare che continui la riduzione dei livelli occupazionali nel settore industriale. Mi spiace, dice ancora Cristina, poi rilevare che il sottosegretario del Mise Crippa abbia offerto nulla di più della disponibilità del suo ministero ad ospitare il prossimo tavolo senza alcun impegno concreto per scongiurare la chiusura dello stabilimento.